siamo a Sanremo. Occhiale da sole, look da post hangover, lui è Olly, protagonista del Festival 2023. Ciao, grazie mille per avermi invitato qui a Radio Bruno, c'è Olly con voi. Hai fatto tardi ieri sera. Ho fatto tardi anche se non ho suonato, non ho fatto festa comunque, è più forte di me, ho beccato dei miei amici che sono venuti a trovarmi qui a Sanremo. Quindi era giusto onorare anche loro. Beh, certo, ma è anche un modo, non so, per aiutarti a stemperare l'ansia, perché da solo forse ripensi a tutto. Da solo in camera a guardare il festival, poi la puntata di ieri che hanno spaccato tutti, no, avevo bisogno dei miei amici. Vabbè, anche nella prima avete spaccato, è stata una bellissima serata. Molto, molto. La tua esibizione ci è piaciuta, adesso grande. Parliamo di Polvere. Grande, della tua canzone. grazie mille. Polvere è un brano a cui tengo molto, nel senso che parla tanto di me. È un brano up tempo, un brano felice, ma in realtà anche un brano triste, melanconico, un po' come me, no? Che ho queste due nature, una un po' più triste, depressa, e una un po' più invece felice. Diciamo che sto cercando il mindfuck nel dire parlo di problemi, ma ne parlo sorridendo, quindi non sai che cosa devi provare ascoltandola. Bello, ci piace questo modo di pensare, anche perché tanto le problematiche fanno parte della vita, quindi è meglio affrontarle col sorriso. Sono d'accordissimo con te. E ho letto di te che tu prima facevi lo sportivo, cioè avevi una carriera da rugbista. Dico la verità, prima di incontrarti credevo fossi più basso, ora che ti vedo ci credo e capisco. Me lo dicono tutti, non ho ancora capito il motivo, dobbiamo lavorare di comunicazione, devo parlare col mio team. Dobbiamo lavorarci. No, io sì, ho fatto rugby per 12 anni, poi ho subito un intervento alla schiena, ho avuto un'ernia e quindi ho dovuto smettere. Ero prossimo a frequentare l'Accademia Nazionale, forse, chi lo sa, perché poi in realtà me ne sono andato a studiare all'estero, insomma ho avuto una vita strana fino ad oggi, ho fatto un po' di roba. Una sorta di sliding doors, perché sì. Se non fosse andata così, forse oggi non saresti qua. E la musica dove si posizionava nel momento in cui facevi tutt'altro nella vita? Avevo iniziato da poco, io ho iniziato a 15-16 anni, quindi me la stavo portando dietro, diciamo che era uno dei motivi per cui sono dovuto tornare, ero a Londra. E sono dovuto tornare perché era scomodo farla là, avevo tutto a Genova, poi da Genova mi sono spostato a Milano, sai, alla fine le cose vanno, cambiano, il mondo gira, cambia tutto. Cosa ti aspetti da questo festival? Cosa aspetti che possa insegnarti? Ah, è bravo, ecco, bene, no, l'hai girata bene, perché la gente mi chiede cosa mi aspetto, ma io non voglio avere aspettative. Cosa mi aspetto che possa insegnarmi? Questo sì, già fare tante interviste per me è una novità. E mi sta aiutando anche a capirmi da fuori, no? Perché mi vedo, mi sento e mi sto sulle palle spesso, almeno. Non ti piaci? No, mi piaccio, cioè sono anche carino ogni tanto, tipo oggi. Confermiamo, non mi dispiace, confermiamo. Però sono molto meticoloso, ecco, voglio sempre migliorare, tipo anche riguardare l'esibizione per me è molto difficile. Che segno sei? Toro. No, sì, siete molto ascendente precisi. Vergine. Mamma mia, ecco, aiuto. È per quello. Quindi sei un perfezionista. Molto, però io non so niente in realtà dei segni zodiacali, mi sto fidando delle tue espressioni no. Che parlano più di mille parole. Esatto, no, noi donne, la maggior parte delle donne ci guarda spesso questa cosa. No, bene, quindi sei un perfezionista, ma secondo me è andata molto bene l'esibizione. Grazie. Però stasera ne hai un'altra e poi domani la seratona dei duetti. Sì, ma prima penso a stasera che voglio gasarmi, voglio fare molta più festa dell'altra volta. Poi venerdì, vabbè, la festa delle feste e poi la finale carina. Ma parlaci di questo duetto, ho sì. Detto che ci sarà Lorella. Ci sarà, spero che venga, nel senso viene? I patti sono che deve venire, se non viene è un problema. Immagini. Si presenta, dove sei Lorella? No, sì, viene lei. Com'è nata questa collaborazione? Guarda, Giulio, che è il mio produttore, mi ha fatto risentire La Notte Vola, che è un brano ovviamente noto, che conosciamo tutti. E io ho sentito il ritornello, l'ho trovato iper attuale, iper moderno, l'ho voluto fare in chiave mia, con il mio sound. E ho riscritto le strofe perché ho voluto dare una mia interpretazione del titolo e di quello che era secondo me il messaggio che volevo passare con questo brano e l'ho citata anche lì, però vabbè, insomma, tante robe che vedrete. Poi Lorella ha pensato di includere pure Elena D'Amario come coreografa. Beh, una ballerina fantastica, una grande. E quindi insomma ho visto la coreografia, ho detto voglio ballare anch'io, quindi ho imparato dei passi che farò sul palco. È stupendo, quindi sarà veramente una serata in cui ti vedremo in una veste diversa. Sì, in realtà no, è sempre la stessa, perché mi piace ballare a caso senza sapere cosa sto facendo.
è diversa perché a sto giro teoricamente saprò cosa sto facendo. C'è una coreografia. Sì. Esatto. Beh, non vediamo l'ora di ascoltarti. A questo punto non possiamo fare altro che augurarti in bocca al lupo. Tanta fortuna. Viva il lupo. Sarà ancora lunga. Tieni le energie. Magari torna a casa un po' prima la sera. Non hai torto, non hai torto. Così ci godiamo lo spettacolo. Dai, grazie. Grazie mille. Grazie a voi, Radio Bruno. Ciao, raga. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.